Oggi è domenica e siamo ai mercatini di Natale di Bolzano. Siamo davanti a questo bellissimo palazzo che ha avuto un'idea a parer mio geniale, cioè di addobbare ogni finestra con un numero, proprio come se fosse un gigantesco calendario dell'Avvento. Siamo a Piazza Walter, che è proprio il centro della città di Bolzano. Dietro, qui davanti a me, c'è il Duomo. Siamo stati anche a visitarlo all'interno. È veramente una chiesa molto bella, tutta in stile gotico all'interno, veramente un bel tuffo nella storia, ecco. Mentre i mercatini veri e propri si trovano in fondo là, dove vedete quelle casette con i tetti rossi. Lì al lato c'è anche il negozio Lo Hacker, dove ahimè non ho comprato niente. Comunque, all'interno dei mercatini c'è già una bella bolgia, nonostante sia solo mezzogiorno, e è abbastanza impossibile riuscire a fare video parlando in mezzo lì, quindi ci siamo messi un po' qui da parte e poi adesso faremo qualche excursus direttamente in mezzo alle bancarelle. Anche qui, come a Merano, prodotti tipici, artigianato, ceramiche, legno, salumi, formaggi, insomma veramente di tutto, per ogni gusto e per tutte le tasche soprattutto. Quindi dai, venite con me ai mercatini di Bolzano. Una parte dei mercatini un po' più defilata. Siamo nella piazza davanti alla stazione dei treni e una cosa interessante, a parte il fatto che si può arrivare a Bolzano anche con il treno da Verona, diciamo, è che ci sono un sacco di parcheggi sotterranei proprio nel centro, quindi potete lasciare la macchina tranquillamente. Queste carrozze vanno dappertutto. Allora, appunto, vi dicevo, siamo in un'altra piazzetta dove ci sono sempre i mercatini con tutte le casettine dei prodotti artigianali. Essendo leggermente defilato, qui c'è un po' di meno. È caduta una pigna addosso? Mi è caduta una pigna addosso. C'è tanto vento oggi. Sì, vi stavo dicendo appunto che qui è un po' più defilato, quindi si riesce a muoversi un po' meglio. Mi piace che ci sono tutte queste foglie che cadono, sembra una nevicata di foglie. Anche il sole è bello forte, quindi è proprio una bellissima giornata oggi. Comunque è inutile che vi dica che anche qui a Merano eravamo ieri. Anche qui a Bolzano abbiamo comprato praticamente quasi solo esclusivamente cose da mangiare. Ah, poi, essendo che in questa zona è proprio la casa madre, diciamo, di Thun, ci sono queste statue di questi pupazzi giganti stile Thun, un po' dappertutto, quindi molto molto carini. Tutti si fanno le foto.
Ecco, poi in questa piazza c'è anche la pista di pattinaggio, che è carina. Tra l'altro, oltre a pattinare con i pattini normali, possono stringere delle tipo slittine per i bambini. E beh, carina, insomma, dai, alla fine ci sono un sacco di cose per grandi e per piccoli. E considerando che non ero mai venuta, sono proprio soddisfatta. Poi ribadisco che bisognerebbe comprare tutto. Qui c'è la mappa dei mercatini. Quindi tutte le zone in cui sei, tutte le zone in cui si trovano i mercatini. Poi c'è una cosa interessante che è la mostra dei presepi. Poi c'è il Bosco Bolzano qui, il mercatino della solidarietà, poi tutta la zona del centro, dove eravamo prima, Piazza Walter, che è qua. Poi ci sono c'è la Corte delle Stelle, e poi c'è la Corte delle Campane, tutte le varie attività live, e poi l'albero di Natale che abbiamo visto mostra prima. Dei presepi. E anche il Museo dei Presepi, anche una cosa bella. Comunque, se volete dare un'occhiata, da qui si vede un po' dove si riesce ad andare. Tra l'altro, qui a Bolzano c'è il museo archeologico dove viene conservata la statua di Ötzi, che è quel corpo, diciamo, di quell'uomo primitivo che è stato ritrovato qualche decennio fa sotto i ghiacciai. E sarebbe interessante anche quello, però vabbè, casomai nella prossima gita andremo anche da Ötzi. Ragazzi, io e il mio unicorno vi salutiamo, è stata una bellissima esperienza qui ai mercatini di Natale, sia quelli di Merano sia quelli di Bolzano. Vi saluto proprio da questa bellissima stella di Natale, che è gigantesca, che occupa e saluta, diciamo, tutti quelli che arrivano a visitare i mercatini. Mi raccomando, quando venite qui non dovete assolutamente dimenticare di comprarvi i bretzel o pretzel. Ciao a tutti!